E cosa avevano portato via di Rame, importante? ottone, acciaio inossidabile, alluminio, Tutto sì. motosega, gasolio, batterie, di tutto, tutto quello che poteva essere utile. Io dico di fare business. Ma lei si era mai difeso fino ad allora? Non li avevo mai sorpresi, non ero mai riuscito a localizzarli perché con il problema della gamba Che problema c'ha la gamba? niente, sono senza. Vuole vedere? No, ma mi basta Guarda, saperlo. È legno. è legno, ecco. Loro non si sono fatti nessun scrupolo di venire a rubare un invalido. E adesso si piangono addosso. Lei quant'è che è invalido così? È da più di 20 anni, dal 1993. Cosa le accadde? È con il motozappa. Ah, lavorando quindi. Sì, lavorando. Cadde sotto? No, dentro. Addirittura Ha dentro. preso un sasso il motozappa e quando prende un sasso salta, io cercato di trattenerlo e sono scivolato dentro Scivolato con dentro. questa gamba, anche con questa perché ho segni anche qua, però questa sono riusciti a salvarmela. Quindi lei c'ha una pensione di invalidità o no? Niente, zero, perché ho il 65% perché sono un invalido civile. Certo, è strana sta storia dell'invalidità, è veramente strana. No, ora mi riprometto di studiarla a fondo, perché o sono scemo io, È ora anche di cambiarla, poi sì, probabilmente. o sono scemo io o c'è qualcosa che lì non va, Cioè, perché senta. incredibile. Lei mi dice che non ce l'ha, no? Sì. Una signora, ci abbiamo avuto in collegamento da Asti prima, non so se l'ha vista, No. c'ha una lente, c'ha un problema di lente e che non ci vede, l'80% non ci Ma vede. l'80% prevede la pensione? Il No, 65% invece no? non gliel'ha andata, eccetera, eccetera, neanche a lei. Poi ci abbiamo qui Rino, dov'è Rino? Dov'è andato? Ecco, Rino, eccolo là, che c'ha mille problemi. E non gliel'ha andato, non solo, ma ha sbagliato l'INPS e ora gli chiede i soldi indietro. Però gliel'è andata a Santoro, quello Però delle poi ci abbiamo uno, Piero Santoro, l'hai vista la storia stasera? no. No, gliela dico io. E uno ha rubato 8 milioni e Ah, mezzo di euro. sì, ho capito, ho Ha capito. preso l'invalidità Siamo perché in Italia, è no? depresso. Siamo in È Italia, il depresso. paese del Bengodi per i ladri. Ma senta un po', lei rifarebbe tutto quel che ha fatto? Certo che lo rifarei, l'ho fatto per legittima difesa e lo rifarei ancora. E se stavano a casa sua non sarebbe successo niente. E vorrei aggiungere un'altra cosa, se uno vuole uccidere una persona la va a cercare. Senta una cosa, ma lei le è mai tornato poi in mente sto fatto con un po' di rimorso, un po' di... No, nessun No. rimorso, lo devono avere loro il rimorso nei miei confronti che sono un invalido. Lei quando aveva subito tutti questi furti, no? Che si sono Sì. ripetuti, di 20 anni sono che mi Bene, derubano. 20 anni. Aveva chiesto aiuto a qualcuno, alla Ai polizia, a qualcuno? carabinieri facevo le varie denunce, però i carabinieri fanno anche loro quello che possono fare. Non possono mica rimanere lì giorno e notte nella mia attività. Capisce cosa voglio dire? Capisco, sì. Ora che fa lei? Niente. Niente. E come campa? È di espedienti. Che vuol dire espediente? Mi lavoro l'orto, le galline. No, espedienti, allora, lavoretti. Beh, insomma, No, se vai al supermercato con un euro e aspetti, 80, compri 20 dove la metto la uova, mano? Su questa o su 20 quest'altra? uova, e Sì, invece io per fare ascolti un una cosa. uovo ci vuole 3 giorni. Sì, no, ma Dio, l'espediente, non lo dica più, perché vuol dire andare a rubicchiare, fare robe Io del non l'ho genere. mai rubato in vita Appunto, mia, ma non io dica lavoravo espediente. onestamente e la magistratura mi ha fatto chiudere Sì, le attività. ma oh, ma è La duro, eh. magistratura! Perché? Perché? Perché mi hanno mandato fuori l'ARPAV, le finanze, per cercare inquinamento, per crearmi un precedente penale, non l'hanno trovato, mi hanno dato un verbale, mi hanno tenuto chiuso il magazzino 9 mesi per farmi un verbale di 1.500 euro perché avevo del materiale in giacenza da più di un anno, c'è l'articolo di legge. Dopo 2 anni dall'Avvocatura dello Stato mi è arrivato un altro verbale di 4.500 euro per presunto inquinamento. Ma loro mi hanno detto che io posso appellarmi e io gli ho risposto sì, mi appello, voi mi assolvete, però
però devo pagare spese processuali e tutto quello che... perché loro non sbagliano mai. Col processo a che punto è? Lo sapete tutti. Siamo andati lì, e ora? Non lo so, adesso se facciamo un ricorso vediamo cosa dice il popolo. Vabbè. Perché intanto... solo il popolo mi può salvare da questo... Intanto che vediamo...